non è proprio nel mio stile fare politica con nessuno, quanto proprio con la maggioranza che deve sostenere questa amministrazione. Però poi quando uno viene tirato con la giacca su determinate questioni anche personali, allora uno si è mortificato, perché uno cerca di dare un contributo da professionista nella propria città e quindi poi questo mortifica veramente l'aspetto personale. Allora io ci tengo a precisare la questione, perché poi non è che basta, questa città è anche fuorviante su determinati argomenti e uno ci vive in questa realtà. Non è che l'assessore abbia a passare il messaggio che l'assessore in primis è l'uomo della liberalizzazione, dell'esternalizzazione. Allora l'assessore l'anno scorso, e voglio ribadire questa cosa in quel punto, per il bilancio di quest'anno, poi il bilancio rafforzativo dell'anno scorso, perché vi dimenticate che noi siamo stati fermi per circa 10 mesi sulla questione del miglioramento del CPR3. Quindi noi la struttura di bilancio è quella dell'anno scorso e noi in più abbiamo fatto una riduzione della spesa pubblica. Se voi andate a vedere i tagli che abbiamo fatto anche sul piano delle consulenze, l'anno scorso ci fu un grande dibattito su questo piano delle consulenze, circa 250.000 euro, che però sono state spese per nulla perché c'era anche la questione, dicevo, del miglioramento, ma quest'anno abbiamo messo un minimo indispensabile di 60.000 euro. Quindi abbiamo lavorato sul contenimento della spesa, abbiamo lavorato sulla struttura della politica certa e determinata delle entrate, e questa politica che era una politica che l'anno scorso ha visto la maggioranza diciamo su questo indirizzo. E io chiedo al vicepresidente con grande affetto di farmi leggere solo 4 righe della mia relazione dell'anno scorso, che era parte integrante del bilancio approvato dalla maggioranza, dove diceva: la manovra riduttiva dei trasferimenti italiani comporterà un rafforzamento della politica delle entrate che permette di migliorare l'attività di accertamento e riscossione dei tributi. Abbiamo un processo di outsourcing in inglese, tradotto in italiano significa esternalizzare del servizio tributi limitatamente alla TARSU e l'ICI per ridurre le tasse e le misure, tutte in considerazione di una giusta riallocazione del personale dipendente, facendo riferimento all'anno 2006 la riscossione media rispetto all'accertamento si aggira intorno al 40%, percentuale destinata a diminuire nell'anno 2007 con il 37%. Da uno studio di fattibilità invece si prevede un ricavo stimato in termini percentuali almeno il 30% in più per i primi anni, fino al raggiungimento di obiettivi più elevati. Inoltre, considerando anche il sicuro ampliamento della base imponibile, si avrà una rimodulazione in termini di equità e di risparmio della pressione fiscale. L'impatto sui costi, e questo venga precisato perché va fatto anche come ragionamento che abbiamo fatto nella commissione bilancio, al di là del fatto di volersi bene, perché qua tutti quanti sono bene, la cosa però non deve essere poi cadere nel ridicolo, l'impatto sui costi dell'affidamento non dovrà avere risvolti sulla spesa corrente del bilancio, in quanto la gara prevederà il compenso della gestione della società giudicatrice in relazione alla riscossione dovuta sul fattore accertamento. Questa relazione è stata messa agli atti, è stata parte integrante, perché io chiesi al segretario comunale di farla inserire nel bilancio e di farla approvare. Relazione anno 2009. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente.